Cari amiche e cari amici che ci state seguendo anche oggi da casa, buongiorno, una giornata stupenda e tante sono le vostre richieste, tante le mail che stiamo ricevendo in produzione, in redazione. Che dire? Ebbene sì, Sharm el Sheikh è il luogo ideale per passare una vacanza, il Domina Coral Bay è il luogo ideale, ma soprattutto oggi siamo dove si va a godere psicologicamente, dove si va a godere fisicamente, e siamo nel luogo culto con un grande, tra poco, un secondo e lo andiamo a conoscere. Siamo al The Beach Luxury Club, il godimento del fisico, e soprattutto siamo in compagnia del guru del divertimento, di colui che ha impegnato anima e corpo per realizzare tutto questo. Buongiorno a Manuel Dall'Ori. Buongiorno, finalmente. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Manuel, ma tu sei un pazzo, diciamolo subito, lui è un folle che non si ferma mai. Innanzitutto, a che ora inizia la tua mattinata? Ma diciamo alle 5:30 ora Egitto, e poi proseguire fino a mezzanotte. Mezzanotte, poi subito di nuovo. Ogni giorno. Sei una fucina di vulcano, tu continui a creare, a inventare, e sempre con grande successo. Qual è il segreto? Vediamo il The Beach Luxury Club, che è l'apoteosi della serenità, del divertimento, dello stare bene e del proprio il benessere psichico. Qual è il tuo segreto per raggiungere tutti questi obiettivi? Ma l'hai detto un po' te prima, essere innanzitutto folli, un po' pazzi, un po' sognatori, che è la cosa principale. E poi credere in un progetto, portarlo avanti e contornarsi di persone di fiducia che credono e seguono il tuo progetto. Ecco, ma parli di fiducia, quanto è importante avere la famosa spalla destra che segue tutto quello che la folle mente di Manuel Dall'Ori partorisce all'ordine del secondo? Ma è fondamentale. Io ho iniziato questo lavoro nel lontano 97-98, se ben ricordo. Sono partito da Milano, poi è stata la Francia, poi è stata Monte Carlo. Come tu sei partito da Milano, ma non partito da Milano, ma cosa facevi a Milano? Perché noi lo sappiamo, ma adesso ce lo racconta. Tale Versace dice qualcosa? Allora, intanto diciamo che io sono toscano, nasco a Viareggio e ne vado orgoglioso perché è città del carnevale. Città del divertimento. Città del divertimento. Mi trasferisco a Milano nel 97 e lì ho avuto la fortuna di incontrare la famiglia Versace e lavorare per loro per 8 anni. Perché uno da Viareggio si sposta a Milano e casualmente ha la fortuna. Come nasce l'incontro? Mai dimenticare il passato. Ero a Viareggio, ho ricevuto una chiamata di un amico che stava cercando una posizione come la mia, sono andato a Milano e da lì sono rimasto e poi non mi sono più spostato. E cosa qual era la tua collaborazione con la famiglia Versace? Di cosa ti occupavi? Ho iniziato prima come security manager, occupando quella posizione che per loro era importante, e poi brand manager, che si occupa di tutti i marchi e degli eventi della famiglia durante le sfilate. Poi termina la tua avventura con la famiglia Versace e conosci? No, diciamo che durante la mia collaborazione con la famiglia Versace, visto che ero a Milano e non conoscevo nessuno, mi sono aperto un ristorante insieme a degli amici e da lì è iniziato il mio mondo della ristorazione. Dal 98-99 penso il primo ristorante abbiamo avuto in Brera, e poi a Lille a salire un pochino di locali, che comunque per poi tornare anche in Toscana, che ci tengo a dire questo, tornare in Toscana con una grande location, un beach club, si chiama proprio Beach Club al Cinquale, vicino a Forte dei Marmi, che fu un successo, devo dire, strepitoso. Poi mi trasferì a Monte Carlo, un po' la storia tu la sai, non mi far raccontare che sono un po' anche in imbarazzo. No, non è vero, sei bravissimo. Monte Carlo, amici miei, lui ha messo piedi nella nostra città e anche lì sentite cosa succede. In Monte Carlo? Monte Carlo, fui chiamato per un rinnovo di un progetto di un locale molto importante, già conosciuto, che era lo Zelos, era Foro Grimaldi, penso un locale storico. Poi è stato rinnovato e da lì poi ceduto a Flavio Viatore ed è ora il Twiga. Il Twiga, quindi poca roba il nostro Manuel Dall'Ori. Manuel, arriviamo alla tua collaborazione con la famiglia Preatoni, col Domina Coral Bay, successo in tutto il mondo, location amate in tutto il mondo, ricercate in tutto il mondo e, diciamolo, scarsamente scopiazzata in parte del mondo.
La collaborazione nasce proprio nel 2016. Un amico comune mi disse che la famiglia Bretoni voleva all'interno del loro resort un beach club. A quel tempo noi avevamo anche lo Zero's Beach, perché lo Zero's Beach con, non so, tu lo conosci solamente il Sì, grande Gigi che salutiamo. Gigi. Con Gigi che salutiamo, grazie a lui mi disse andiamo in Sicilia e da lì nacque la collaborazione con lo Zero's Beach in Sicilia. Venduto poi lo Zero's con la famiglia Bretoni e con Enrico Tognazzi, che era ministro delegato, abbiamo detto: ma perché non poi aprirci un brand tutto nostro all'interno dei nostri resort? E non solo, perché comunque noi siamo presenti, è vero, a Palermo, all'interno del Dominio Zagara della Sicily, è vero qui al Coral Bay ormai dal 2018, ma stiamo aprendo collaborazioni anche all'esterno del Domina, sia al Cairo, sia a Dubai, sia in Sardegna. Insomma, ci sono grandi novità che non voglio svelare proprio tutto adesso. Ma noi ti seguiremo perché noi non ti molliamo. E chi lo molla più, Manuel Dall'Oro? Noi verremo a scoprire le tue novità. Vedi, io come dico sempre, non bisogna ricordarsi mai, dimenticarsi mai del Il passato, passato. no? Ho detto prima che io sono di Viareggio, ne sono orgoglioso, ho detto l'incontro con la famiglia Versace mi ha dato tanto, e poi l'incontro con la famiglia Pretoni ed Enrico Tognazzi, da dimenticare l'amministratore, il CEO, che mi ha dato questo, il là a questo nuovo progetto, perché io mi ero un po' stancato di vivere questo mondo dell'intrattenimento, perché non trovavo novità, invece qua mi ho trovato nuova linfa. Senti Manuel, arrivando al The Beach Luxury Club, cosa accade qui all'interno di questa magia? Chiamiamola magia perché è veramente magica questa parte del Domina Coral Bay. Ma io considero tutti i miei, le mie location dei grandi contenitori. Si aprono la mattina, perciò la spiaggia aperta a tutti, alla famiglia, alla coppia, pranzo, aperitivo, cena, eventi. Come sai, noi siamo specializzati nei dinner show. Abbiamo, vedrai a breve, no? Vedremo un grandissimo show con 12 artisti internazionali. Perciò una location dove ci sono mostre d'arte, c'è tutto. È un grande contenitore per eventi. Solo arte, solo divertimento, ma anche tanto cibo. Chi segue? Qual è la particolarità delle prelibatezze, del cibo che viene proprio servito ai nostri signori clienti? Allora, considera che qui all'interno proprio del The Beach Luxury Club al Coral Bay abbiamo tre chef internazionali, uno chef italiano, un thailandese ed un sushi man, perché crediamo che queste tre culture insieme siano l'apice della ristorazione nel mondo. Ma domani sera so che qui ci sarà un grande evento, l'hai appena accennato, quindi arte, spettacolo, cena, ballo, danze. Certo. Partiamo la sera con una cena spettacolo. Il cliente durante la sua cena può vedere questi artisti, questi performer che vengono da tutto il mondo. Una compagnia che è qua, si ferma qua 6 mesi proprio per fare questi spettacoli. E poi dopo con un DJ internazionale si va sulla spiaggia e si balla a piedi nudi sulla sabbia. Tutto l'anno, che questo è il bello di Sharm el Sheikh. Tutto l'anno e mentre nelle parti d'Italia, di Monte Carlo, fa in questo momento molto freddo, guardate qui in costume, maglietta a maniche corte. Manuel Dall'Ori, il sogno da bambino, giocando con le macchinine a casa, da grande vorrò fare. Allora, il sogno è cambiato. Ero un po' indeciso cosa fare da bambino, ma sono sicuro che vorrei lasciare qualcosa di importante nel mondo dell'intrattenimento, perché credo che sia un obiettivo che possa raggiungere, grazie chiaramente a questa compagnia che mi ha dato il modo di poter realizzare dei miei sogni. Ci si sente sempre arrivati o mai arrivati all'apice? Ah, io direi che non bisogna mai sentirsi mai arrivati, c'è sempre da imparare. Io lo dico sempre anche ai miei collaboratori, ogni anno noi facciamo delle, diciamo, chiamiamole vacanze studio, andiamo a vedere chi è più bravo da noi, di noi. E ce ne sono tantissimi più bravi di noi. Ce ne sono? Tantissimi nel mondo, tantissimi, ma anche in Italia. Devo dire che sono bravi queste nuove generazioni. Io ormai sono un po' vecchietto. Senti, una nuova stagione nella mente di Manuel, creiamo questa location e in questa location deve succedere. Ma cosa deve succedere? Posso dire quello che è successo, perché quello che deve succedere ancora non lo so. Anzi, lo so, ma non posso dirtelo. Perché, come sai, vai, anticipo qualcosa. Sicuramente ci sarà un cambio di location, sempre all'interno del Domina Coral Bay,
con una location con due piscine, due piani, quattro ristoranti all'interno, proprio qui, tra poco, a breve. Intanto ti posso dire quello che abbiamo fatto per Capodanno, purtroppo sei arrivato un po' in ritardo, però. Però io so che tanti colleghi, tanti amici e soprattutto i VIP di casa nostra, quelli che noi tanto amiamo, che tanto rincorriamo, insomma, i nostri idoli, guarda caso dove hanno fatto le vacanze, al Domino, a Coral Bay, al The Beach Luxury Club. È anche questa una casualità? Ma no, io penso che quando tu sai fare stare bene un cliente, un amico, un conoscente, lui ritorna. Noi, questa è una casa un po' per tutti, una casa di tutti. Qui possono venire, le persone si sentono tranquille, non devono essere per forza, non sono obbligate. Tanti personaggi mi dicono: ma tu come, tante persone mi dicono: ma come fai, il personaggio viene e vedo che canta, balla, suona con te, ma lo paghi? No, lui si sente a casa e si sente libero di fare quello che vuole. Ed era poi insomma la chicca del successo anche questa, perché noi abbiamo visto un'infinità di personaggi famosi approdare al The Beach Luxury Club. Questo però io mi prendo a merito una piccola parte, perché il Domino Coral Bay esiste da 30 anni, come se è stato il più grande resort che c'è nel Sul Sine, perché Ernesto Brattoni, che è stato un visionario, ha aperto questo posto fantastico quando qua gli alberghi erano 3 e ora sono circa 200, no? E tantissimi personaggi sono sempre venuti qui perché siamo a 3 ore dall'Italia, se si pensa 3 ore dal sud e 4 dall'Italia. Non esiste un posto che ad oggi ci sono 24 gradi e si può venire da Bari, Napoli in 3 ore di volo. Bene, Manuel, un messaggio di un esperto in materia per quello che è l'intrattenimento a 360 gradi, un tuo messaggio alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo da casa e che da grandi vogliono diventare Manuel Dall'Oro. Ma io ti ringrazio per questo complimento, spero che qualcuno punti in più alto e diventare Manuel Dall'Oro. Io dico sempre di fare il lavoro, di impegnarsi, di svegliare, di essere la mattina, ma per qualsiasi tipo di lavoro, di essere felici di fare un lavoro che uno gli piace, si sveglia volentieri, affronta la giornata, non pensare solamente a livello economico, ma pensare a fare la cosa che a te ti piace e sicuramente avrà successo. E questo è, insomma, l'ingrediente che ci comunica Manuel Dall'Oro. Io so che la tua mattinata è appena cominciata e siamo solo all'inizio, hai una giornata piena di eventi, di incontri, di studi e Di di. sport anche perché qui ci Ecco, fai, di sport. perché non dimentichiamo che qua è un posto anche per gli sportivi, no? Noi abbiamo, hai visto una bellissima palestra, io mi sveglio la mattina, non è che inizio a lavorare subito, vado prima in palestra e poi inizio a lavorare sulle mail. Prima il benessere Vivo fisico. il benessere fisico, poi abbiamo una bellissima beach arena con 8 campi da beach volley dove vengono tutto il mondo ad allenarsi e beach tennis. E poi l'ultima novità, da pochi mesi, i campi da padel. Io sai come fai il pomeriggio, 1 ora e mezzo, anche Manuel se sono. Dall'Oro ha la sua oretta di sparizione. Se lo volete trovare dove? Al padel. Il pomeriggio questo non bevo, non fumo e devo dire che è l'unico Lasciatemi beach. questo Lasciatemi questo godimento. beach. Il padel, no? Che è un punto anche di incontro e di divertimento. Tra l'altro poi stiamo facendo grandissime cose e non so se hai già filmato, verrai a trovarci durante la settimana ai campi da padel, sono fantastici. Assolutamente non possiamo perderceli. Anche perché comunque anche qua, lo diciamo, i campi da padel scoperti tutto l'anno, perciò non siamo sotto un tendone, ma siamo fronte mare a Sotto il giocare sole. sotto il sole. Sotto il sole, bellissimo. Manuel Dall'Oro, noi ti ringraziamo, è stato un piacere scoprire, sviscerare alcune particolarità del The Beach Luxury Club. Ti lasciamo andare, grazie mille, ma tanto ti ribecchiamo nell'arco di questi giorni. Ti ringrazio te prima di tutto e ringrazio i tuoi telespettatori che noi siamo qua e li accogliamo quando vogliono, sono i nostri amici e clienti. Grazie a Manuel Dall'Oro. Grazie a voi e grazie a te.
you. Thank you for coming to this small opening and celebration of opening our new sports facilities, the Battleground. I'm sure we'll have many customers, and we have a group here at the moment, especially for playing battle, which we are delighted. And we hope that over the coming periods, many of our customers come and play. I have played already, it's a very nice game. So I'm sure you, the younger generation, will enjoy. We are happy to have a battle court, and I thank you for coming to this afternoon event. And I wish everyone who is playing here fun and happy sports day. Thank you very much.